e quindi è rimasta lì abbandonata. Oggi ci si viene ad accusare che noi vogliamo favorire la ditta Greco per fare il villaggio turistico. E si vuole far rintendere che noi vogliamo favorire la ditta Greco ancora di più di come abbiamo favorito gli altri cittadini di Pietrapala. Anzi, ad alcuni li abbiamo penalizzati. Non so a chi, lo dimostrasse lui. E invece questo l'abbiamo aiutato. Quando, guarda caso, no? Su 27.000 metri che l'ex campeggio può costruire soltanto su 9, con un indice di 1,5. Sapete quant'è l'indice per Camigliano, compreso il terreno del capogruppo dell'altra Pietrapala? 1,5. Cioè lo stesso indice volumetrico che abbiamo assegnato alla ditta Greco è lo stesso indice volumetrico che abbiamo dato a tutti quelli di Pietrapala che sono nella zona di Camigliano, compreso il terreno del capogruppo. Quindi se questo è favoritismo, io penso che forse allora i numeri non quadrano più, 2 più 2 non fa più 4, se è così che si vuole illudere la gente. Questa è la realtà. Poi ancora una volta si ribadisce come mai il sindaco non c'è al consiglio comunale. Ebbene, forse lui non era presente, ma nel momento in cui abbiamo approvato il preliminare il 6 febbraio del 2007, quando ancora lui non sedeva sul posto dell'opposizione, quando abbiamo aperto i lavori del consiglio, io, una volta aperti i lavori e quindi si doveva approvare il PSC preliminare, mi sono alzato e ho detto con tutta la mia sincerità: da questo momento io non posso far parte più, nel momento in cui si parla di PSC, di questo consiglio comunale, perché ho interessi diretti. Quindi da oggi in avanti il mio posto lo dovrà prendere qualcun altro, in questo caso il vice sindaco. Questa è stata la mia pubblica relazione, la mia pubblica franchezza di dire le cose come stavano. Se poi qualcuno invece che ha lo stesso gli interessi e vuole restare a fare la discussione e poi se ne va all'ultimo momento quando soltanto deve votare, sono responsabilità sue. Se poi qualcuno vuole fare l'agricoltore, ha comprato solo per fare l'agricoltore, ma io penso che uno che vuole raccogliere le olive non si va a comprare oltre 6.000 metri quadri a Camigliano, dove ha un costo per 4 volte di una zona di uliveto, anzi ancora più buona, collinare. Me lo siete chiesto perché? Io se voglio raccogliere le olive, ma vado verso l'Acquere, verso la zona interna, collinare, Vignite, non lo so, dove sono le zone buone per raccogliere olive? Sicuramente non vado a Camigliano a spendere per 4 volte di più. E poi, scusami, no, se proprio ci tenevi a fare l'agricoltore, perché non hai fatto le osservazioni come hanno fatto altri, che hanno fatto le osservazioni in cui chiedevano di non avere il terreno nella zona di espansione turistica, ma di avere la zona agricola? No, il capogruppo della minoranza non l'ha fatta l'osservazione, perché forse gli va bene così, gli va bene così com'è, anche se poi va a raccogliere le olive. Invece ecco, l'accusa è mia, perché dal primo momento invece ho detto pubblicamente che io non ho il tempo per prendere le olive.
Io voglio fare l'imprenditore, ma l'imprenditore con tutte le carte in regola. Il villaggio che è già stato costruito in parte a Camigliano è un villaggio rurale, di turismo rurale. I volumi sono agricoli. È bene che si sappia. Nessuna forma di abusivismo, nessuna forma di chissà quale, come dire, falsità di carte o quant'altro, favoritismi da uffici tecnici, perché quello che è lì sono solo ed esclusivamente volumi agricoli. E dal primo momento non mi sono nascosto, anzi, proprio in virtù, potevo pure trovare il prestanome, no? Come qualcuno fa. Invece no, nome e cognome. Perché? Perché non, se io so fare l'imprenditore, c'è chi c'è il 27, poi c'è pure chi c'ha due 27, quindi siamo a 54, poi c'è chi forse c'è pure un'altra cosa e arriviamo a 71. Cioè, capito? E allora, invece io so fare l'imprenditore. Quindi fare l'imprenditore non è una vergogna, per me è un orgoglio essere imprenditore, avere oltre 20 persone in azienda, riuscire a, come dire, ad andare avanti con i propri sacrifici, con i propri rischi. Quindi questo non penso che sia un motivo di essere, come dire, offeso, di essere quasi handicappato. Quindi è bene che le cose si sono chiare. Se tu avevi l'intenzione di fare pure l'imprenditore, è inutile che vieni a dire che oggi vuoi fare l'agricoltore. Non serve, perché te l'ho detto, allora le olive le dovevi comprare a monte, l'olio viene più buono, le costano di meno. Se le compri a Camigliano è perché c'è qualche altro motivo, non è possibile. Questa è la realtà. Allora, se vogliamo essere seri e vogliamo dire le cose come stanno, se no poi giustamente ognuno può dire quello che vuole e poi illudere le persone come crede, ma non è così. Mi accingo alla conclusione perché vedo che in effetti comincia a fare pure un po' fresco, quindi a questo punto per quanto riguarda quindi il fatto poi di Salvatore, io sapete benissimo che siamo cresciuti insieme, abbiamo convissuto alcune battaglie, veniamo da quel ceppo politico, ci mancherebbe altro. Ma caro Turuzzo, io tu non mi riconosci più, io invece a te ti conosco abbastanza bene. A me dispiace, mi dispiace perché sei una persona con cui, diciamo, in certo qual modo mi lega pure un certo che di affetto, quindi, ma mi dispiace quando, ecco, parli così e parli come se oggi sono accerchiato di persone che sicuramente sono meno di quelle che forse avevo prima vicino. Ebbene, io ti dico che non è così. Io intanto ringrazio tutti i miei collaboratori, ringrazio gli amministratori, uno per uno, per la fiducia che mi hanno dato prima, che continuano a darmi